Silvano Agosti è un regista clandestino che non si è mai arruolato a quelle che sono le dinamiche del sistema della cultura e del cinema italiano. È anche scrittore e poeta, anche se definirlo è difficile, è complesso. Lui stesso rimprovera la superficialità di queste definizioni utilizzando la frase del come si può definire un essere umano. Infatti i ruoli e le etichette per Silvano Agosti sono come delle piccole bare che limitano il potenziale reale di ogni individuo. Nei suoi 36 film racconta la vita straordinaria con poesia, crudezza, la stessa che gli è costata la censura e il sequestro delle pellicole durante i primi anni 70. Che dire, io sono solo un essere umano che non rinuncia alla propria grandezza, perché l'essere umano è sicuramente il massimo capolavoro che la natura ha realizzato in tutto il suo lungo, interminabile tempo. Un essere umano che si occupa appunto di creatività, quindi io faccio dei film, scrivo dei libri, ma non mi piace per il solo fatto che scrivo dei libri essere definito scrittore, o perché faccio dei film addirittura regista, che col cinema non c'entra neanche un granché, perché il regista è un coordinatore di una serie di creatività che sono quelle del direttore della fotografia, del montatore, dello scenografo, eccetera. Invece io non ho troupe quando faccio i film, ho solo la mia passione per il cinema che mi aiuta a divertirmi nel fare un film, soprattutto perché io i film li faccio senza denaro, perché il denaro è un mediatore terribile. È quello che si usa per convincere le donne a cedere il loro corpo, ma una cosa abbastanza disumana. Quindi secondo me il cinema e l'amore non possono essere connessi col denaro, da nessun punto di vista. Ma persino non solo il cinema e l'amore, ma anche la gestione del sociale. Nel mio libro Lettera a Kirghizia, chiunque gestisce un comune o uno Stato fa del volontariato. Ecco Silvano, proprio riferendomi al tuo libro Lettere dalla Kirghizia, ti vorrei chiedere questo. Tu descrivi un mondo dove le persone sono libere perché il fine ultimo del sistema è quello di liberare le persone. Che cos'è uno schiavo oggi secondo te? E come possiamo cambiare questa situazione? Non è possibile cambiarla perché le forze che la mantengono sono troppo potenti, ma è possibile a livello individuale decidere di vivere a fianco della vita e non dell'esistenza, e cioè di fare soprattutto ciò che si desidera, perché il desiderio è qualcosa che viene da molto lontano, addirittura io credo che dia desidera dalle stelle, dal latino desidera. Il desiderio è il pilota della vita, invece il bisogno è il pilota dell'esistenza, e quasi tutte le persone vengono oppresse dai bisogni e trascurano i loro desideri.